arrivati al Notes di Antenna 3. Diamo subito uno sguardo insieme, come di consueto, alle curiosità di questa puntata. Nel 1778 venne inaugurata la Scala di Milano. Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il teatro alla Scala di Milano, alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo d'Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini, secondo le linee neoclassiche proprie di quel periodo, il Tempio della Lirica Meneghino è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, musica classica e naturalmente opera lirica. Ogni anno la prima alla Scala si trasforma in un vero evento mondano per il gran numero di personalità note che ne vantano la partecipazione da spettatori. Breve è la vita che viviamo davvero, tutto il resto è tempo. Seneca. La curiosità del territorio di oggi ci porta a Vicenza. In località Casale, dove si trova l'oasi degli stagni di Casale Alberto Carta, un'area di circa 24 ettari, un tempo dedicata all'attività di escavazione dell'argilla. L'abbandono dell'attività e l'ambiente umido hanno creato le condizioni perfette affinché si sviluppasse un habitat di canneti, acquitrini e boschi, in cui numerose specie possono trovare riparo. L'oasi è dedicata ad Alberto Carta, un giovane fisico vicentino, socio CAI, che aveva collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell'oasi. La diversificazione ambientale è stata ulteriormente aumentata grazie agli interventi promossi dal WWF, che hanno visto creare strutture per la ricezione dei visitatori, una riva idonea agli uccelli, un'area rimboschita con specie tipiche del bosco padano. Dal Notes di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci alla prossima puntata.